Dagli studi di Le Fonti TV per una nuova pillola formativa e informativa che riguarda il calcio e la politica, perché la Brexit sta rivoluzionando completamente tutti i rapporti tra la Gran Bretagna, il Regno Unito e il resto dell'Europa, naturalmente in vari settori, tra questi il calcio, nello specifico il calciomercato, perché dal 1° gennaio entrerà in vigore una serie di nuove regole che andranno a influire e a modificare il sistema dei trasferimenti, dei prestiti e anche l'attività degli agenti, degli operatori di mercato. Ma che cosa succederà dal nuovo anno? Ebbene, dal 1° gennaio tutti i giocatori non britannici saranno considerati extracomunitari e quindi dovranno ottenere una sorta di permesso di lavoro, il GBE, dal Ministero dell'Interno, un permesso che viene convalidato attraverso un sistema di punti. Che cos'è questo sistema di punti? Come funziona? È una sorta di ranking personale che non riguarda la squadra, ma appunto il singolo giocatore che vuole giocare militare in Premier League. I punti vanno da 1 a infinito potenzialmente. L'importante è che il giocatore in questione ne collezioni almeno 15, altrimenti il suo sogno di giocare in Premier inevitabilmente sfuma. Come si fanno a collezionare questi 15 punti? Attraverso una serie di criteri, c'è cioè una lunga lista, criteri che vengono valutati e a ogni criterio viene assegnato un punteggio. Ad esempio, il ranking della squadra in cui attualmente milita il giocatore, oppure il minutaggio a livello nazionale e internazionale, se il giocatore in questione ha sollevato dei trofei Champions League, Europa League, e ancora il ranking del campionato in cui milita, perché come è facile ipotizzare, il campionato russo offre dei punti inferiori rispetto ad esempio alla Francia o alla Spagna. Questo per quanto riguarda i trasferimenti a titolo definitivo. Cosa cambia invece a livello dei prestiti? Anche qui la situazione si complica leggermente, perché quando un giocatore entra a far parte del club di Premier League, il club diventa responsabile di tutto ciò che fa e quindi anche del suo sistema di punteggio. Ad esempio, se il giocatore non si presenta a un allenamento oppure riceve una multa, inevitabilmente il suo punteggio regredirà. È una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione che inciderà parecchio sul volume d'affari, soprattutto sugli acquisti, perché è inevitabile che con regole sempre più complesse i club della Premier cercheranno soprattutto i giocatori, i talenti a livello nazionale, i giovani autoctoni, piuttosto che intavolare delle trattative con i campionati esteri e magari portarsi in casa dei giocatori semi sconosciuti, appunto extracomunitari. Naturalmente cambia anche il lavoro che devono fare gli operatori di mercato, devono acquisire delle nuove competenze, perché quando proporranno un proprio assistito a un club di Premier League dovranno affiancare anche una stima di punteggio, una stima che però deve essere innanzitutto certificata e convalidata dalla FA, quindi dalla Federazione Inglese. Un processo questo tutt'altro che semplice e tutt'altro che veloce, perché serve tempo, serve una serie di passaggi burocratici per convalidare il tutto, e questo naturalmente incide sul numero degli acquisti e anche sulla rapidità delle operazioni. Gli affari last minute inevitabilmente saranno destinati a crollare. Ma come è stato interpretato, ecco, questo sistema rivoluzionario oltremanica, soprattutto dai media? Beh, dobbiamo dire che ci sono delle voci, dei pareri assolutamente discordanti. Alcuni sostengono che in realtà questa rivoluzione post-Brexit non possa altro che far bene alla Premier League e soprattutto alla nazionale inglese, visto che, appunto, come abbiamo detto, si cercherà di coltivare soprattutto i giovani talenti autoctoni. Altri invece sostengono esattamente il contrario, come il Guardian, che in realtà dice attenzione, perché
la difficoltà d'ingresso, la limitazione degli ingressi dei giocatori extracomunitari in Premier League potrebbe incidere in maniera assolutamente negativa sul campionato, e addirittura sarebbe in discussione, secondo il Guardian, anche il primato della Premier come campionato più bello, più visto e più ricco al mondo. Naturalmente, per valutare gli effetti a lungo termine dovremo aspettare, ci vorrà del tempo, mentre entreranno subito in vigore le nuove norme, appunto dal 1 gennaio 2021, già con la nuova sessione di calciomercato invernale. La data da segnarsi sul calendario è 4 gennaio 2021. Vedremo naturalmente come si svolgerà questa sessione, caratterizzata da questo insieme di norme, di regole completamente rivoluzionarie per il campionato inglese.